Onorevole Tabacci, Europa, come cambiarla? Guardi, io penso che il tema oggetto della discussione di questi tempi è se l'euro sia stato un azzardo, se a paesi come l'Italia non convenga tornare indietro, tornare alla lira. Io penso che non sia stato un azzardo, però non c'è dubbio che il passo in avanti che si deve fare è la spinta verso una sorta di Europa federale, cioè quindi un salto istituzionale che mette in condizione a chi gestisce una moneta che ha, diciamo, un peso e una complessità come l'euro oggi nel contesto mondiale, debba fare riferimento a uno Stato nella sua pienezza. Questo vale per chi gestisce una moneta come l'euro e può valere domani anche per un sistema di difesa unitario dell'Europa. Io mi chiedo, ma che senso ha che in Afghanistan ci siano le bandiere di singoli paesi europei? Non servirebbe forse che ci fosse una rappresentanza unitaria dell'Europa? Quindi lo sbocco è l'Europa federale e questo consentirà di avere un sistema efficiente di difesa e anche di gestire una moneta in parità di condizioni con il dollaro e con le altre grandi monete che sono in campo nell'economia mondiale. Questo è quello che si deve fare. Mi auguro che per amore o per forza in questa direzione ci si debba prima o poi andare.